Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proseguiamo la nostra rubrica dedicata alle storie dei grandi fotografi. Oggi è il turno di Gyula Alas, in arte Brassai. Prima di partire vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. E se volete sostenere il canale, vi invito a visitare la mia pagina su tp.com. Brassai nasce a Brasov il 9 settembre 1899. A soli 3 anni si trasferisce con la famiglia a Parigi. Studierà all'Accademia delle Belle Arti di Budapest, prima di arruolarsi nella cavalleria dell'esercito austro-ungarico per tutta la durata della Prima Guerra Mondiale. Nel 1920 poi va a vivere a Berlino, lavorando come giornalista e riprendendo gli studi dell'Accademia. Nel 1924 poi si trasferisce definitivamente a Parigi, dove trova lavoro come fotogiornalista presso la rivista Minotaur e si afferma in breve tempo come ritrattista ufficiale degli artisti legati alla rivista come Dalí, Picasso, eccetera, eccetera. E una volta radicato nelle viscere del territorio parigino, la sua attenzione fotografica nei confronti della città esplode. Brassai ha amato Parigi di notte o sotto la pioggia, ha amato le sue ville, i suoi giardini, così come le stradine senza tempo dei quartieri antichi. A partire dal 1930 percorre Parigi giorno e notte con la sua macchina fotografica Bergeil della Voigtlander. E per poter realizzare queste foto di notte, Brassai utilizza lunghi tempi di esposizione, presumibilmente anche di diversi minuti. La leggenda vuole che il grande fotografo calcolasse il tempo di posa necessario in base a quanto ci mettesse a fumare una sigaretta Galoise. E dopo gli scatti si rinchiudeva nella sua camera oscura per sviluppare la pellicola. E a causa delle lunghe esposizioni, le sorgenti luminose sono spesso trasformate in macchie bianche astratte, una sorta di metafora dell'energia luminosa che cerca di farsi largo nelle strade di Parigi. E a questa astrazione corrisponde anche l'assenza di personaggi in quasi metà delle fotografie. La città sembra essere deserta e ha un'atmosfera unica. Per quanto riguarda invece gli scatti negli interni, utilizza frequentemente gli specchi per espandere la scena che viene immortalata. Nel 1933 pubblica il suo primo libro di fotografie, Parigi di notte, che riscuote un grande successo, soprattutto nell'ambiente artistico. Henry Miller lo soprannominerà l'occhio di Parigi. Nel 1978 vince il premio internazionale di fotografia a Parigi. Ha scritto 17 libri e numerosi articoli, tra i quali nel 1948 il romanzo Histoire de Marie, pubblicato con una introduzione di Henry Miller. Muore l'8 luglio 1984 e viene sepolto nel cimitero di Montparnasse a Parigi. Chiudo questo video con una sua citazione. La mia ambizione è stata sempre quella di mostrare la città quotidiana come se la scoprissimo per la prima volta. La notte non mostra le cose, suggerisce, disturba e sorprende con la sua stranezza. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Se vi è piaciuto ovviamente lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e a me non resta altro che ringraziarvi della visione, delle iscrizioni, dei commenti e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!